Basi della programmazione imperativa. Figurati. Funzioni, iterazione, scelta, ovvero if. Tipi di dato strutturato, caratteristici di Python. Lista, non tanto caratteristica, ma come abbiamo visto, differenza tra un array, cioè un blocco consecutivo di dati dello stesso tipo, e una lista, sempre un blocco di dati contigui, ma di qualunque genere. Infatti abbiamo visto che in Python non prevede tipizzazione forte, ovvero voi non stabilite a priori che cosa può stare in una lista, in una variabile, eccetera. No. Bene, grazie. Semplicemente costruite una variabile che non dovete dichiarare proprio per questo e poi la usate nel codice. Dopodiché siamo passati in volata all'ultimo dei tipi di dato strutturato fondamentale, il più potente, il più caratteristico di Python, non solo di Python, prima che si dica chissà cosa, il dizionario. Oggi con due esempi cerchiamo di mettere tutto in pratica, perché separiamo l'apprendimento dalla messa in pratica in modo da non confonderle ed evitare errori madornali, ovvero meglio prima conoscere e poi applicare, ma in ogni caso, essendo un corso di programmazione, direi che è l'ora di sporcarci le mani. Ecco, se qualcuno di voi non ha ancora installato l'eseguibile Python, è pregato di farlo. Ripeto, non è necessario che voi scriviate il codice durante queste lezioni, è fortemente consigliato. Soprattutto perché il modo migliore per imparare a programmare è programmare. Che ovvietà. Bene, veniamo a noi. Tutto quello di cui avete bisogno, oltre all'installazione Python, è un qualsiasi editor di testo. E veniamo ai due esercizi di oggi, in particolare al primo. Nel primo esercizio cerchiamo di scrivere una piccola agenda contenente nomi, cognomi e numeri di telefono. Le funzioni che ci prefiggiamo di inserire in questa agenda sono salvataggio e caricamento dell'agenda, e con questo vediamo all'opera i file in Python, ricerca nell'agenda, ricerca per... Sento questi messaggi alieni... No, che l'effetto Lars in questo posto è terribile. Dicevo, caricamento, salvataggio dell'agenda, ricerca nell'agenda, ricerca per numero di telefono. Lo costruiamo per gradi. Non è richiesta la vostra partecipazione, ripeto, ogni tanto però chiederò il vostro consiglio. Quindi, iniziamo subito. Mi raccomando, questa lezione riprende i concetti della precedente, però li mette in pratica, quindi è importante che seguiate bene i passaggi in modo da vedere non solo, cioè, da applicare opportunamente quanto vi ho spiegato. E quindi partiamo con la definizione di agenda. Ora, perché un dizionario? Beh, nel nostro caso è un caso minimo che contiene solamente nome, cognome, anzi facciamo ancora più semplice, solo cognome e un numero di telefono, è utile associare cognome e numero di telefono. Ovviamente questa associazione non si fa sulla base di un indice consecutivo 0, 1, 2, 3, 4, quindi la lista non è un tipo adatto. Il tipo adatto per questa semplicissima versione è un dizionario. Nel dizionario viene intuitivo associare un cognome come chiave a un numero di telefono come contenuto della chiave, corrispondente alla chiave. Ora, è un modello piuttosto semplice. In effetti, se ci fossero due persone con lo stesso cognome, già sarebbe broken. Queste traduzioni non mi riescono. Noi non ce ne preoccupiamo, serve solo come un grande ripasso degli argomenti della prima lezione. Veniamo subito a noi, anzi... Visto che la fantasia scarseggia, ho deciso di... premunirmi. Ecco. Bene. Questo, di per sé, è un piccolo programma Python già funzionante. Memorizza un'associazione cognomi, numeri di telefono, come avevamo visto nella scorsa lezione. Ora abbiamo detto quali sono le funzioni che vogliamo implementare, andiamo per gradi. La più semplice è la ricerca per cognome. Definiamo quindi una funzione cerca con un argomento cognome. Ora, ritornando all'introduzione della scorsa lezione, Python è spesso usato per il prototyping, cioè per costruire una primordiale versione dei vostri programmi, nota la velocità di sviluppo è molto alta,
poi rianalizzarli, ottimizzarli in Python e ricostruirli nel linguaggio più opportuno a seconda delle vostre necessità sulla velocità, sull'uso della memoria, eccetera. Tutto questo per dirvi che esiste un enunciato chiamato pass. Pass non fa altro che inserire un vuoto. Nel linguaggio parentesi graffe è equivalente a questo, ovvero a una funzione vuota. Nel nostro caso, invece, dato che non esistono parentesi, ma è tutto basato sull'impaginazione, sull'indentazione dei blocchi, l'enunciato pass segnala all'interprete Python che quella funzione effettivamente è vuota. Riconnettendoci a prima, adesso costruiamo dei semplici stub, delle funzioni vuote che ci indicano le strutture che vogliamo implementare nel nostro file e poi procediamo a implementarle. Bene, avevamo detto innanzitutto ricerca nel nome del file, la prima funzione. Ora, la versione più semplice, se ricordate, restituisce il numero di telefono dato il cognome. Quindi agenda, cognome. Ora, questo però non ci tutela contro errori di scrittura o semplicemente cognomi non contenuti nell'agenda. Iniziamo a eseguire questa prima versione. Per ora, print, cerca. Se vi ricordate, abbiamo usato la input per ricevere una stringa dall'input e quindi inserire cognome. Bene, questo semplicissimo programma di 10 righe cerca nella rubrica e stampa. Inseriamo il cognome, ad esempio, Archetti. Ecco qui, il numero di telefono corrispondente. Se avete visto l'errore che ho fatto poco fa, Archetto, cognome non inserito in rubrica, produce un errore, un key error. Come vi ho detto poco fa, questa versione non ci tutela contro errori. Quindi, cosa facciamo? Trattiamo questo key error, lo gestiamo noi all'interno della funzione ricerca. Quindi, try, prova. Prova a restituire il numero di telefono corrispondente alla persona che cerchiamo. Nel caso si verifichi un key error, ovvero l'agenda, nel nostro caso il dizionario, non contenga la chiave, ovvero il cognome che stiamo cercando, allora, ecco, questa non è una regola di buona programmazione, per cui evitatela. Tuttavia, per semplicità, inseriamo direttamente all'interno di una funzione una print contenente cognome non trovato. Perché non è una regola di buona programmazione? Perché le funzioni dovrebbero comportarsi solo da funzioni. Per cui in questo caso dovremmo generare un altro errore, dovremmo restituire un valore d'errore, qualsiasi altra cosa. Di solito però, a meno che non siano funzioni esplicitamente rivolte all'output, per esempio una funzione chiamata stampa, eccetera, non è buona norma inserire delle print all'interno del corpo. In ogni modo, per semplicità lo facciamo, è assolutamente consentito. Torniamo a noi, ancora una volta, Archetti trovato. Adesso la differenza, Archetto, cognome non trovato. Ora però, se fate caso, abbiamo un'altra linea, none. Attenzione, che cosa genera questo none? È la nostra print. Ecco, osserviamo attentamente che cosa è successo. Stavamo cercando di restituire il numero di telefono corrispondente al cognome. Non l'abbiamo trovato e siamo passati alla gestione dell'errore. Viene stampato cognome non trovato e poi la funzione ritorna. Ritorna restituendo il valore none. None, come vedrete nelle successive lezioni, è un tipo particolare di oggetto, in questo caso si chiama singleton. Non vi preoccupate se non sapete cosa sono, lo scoprirete nelle prossime puntate. Questo perché una funzione, se non ha esplicitamente un valore di ritorno, ovvero un enunciato return, restituisce none. None, nulla, appunto significa che non ha restituito nulla, ma vi permette di non incappare in errori, come ad esempio in questo caso.
scrivendo qualcosa del genere, per esempio per trattare successivamente il numero di telefono. Se questo non fosse comportamento predefinito, dovreste dividere il caso in cui effettivamente viene ritornato un numero di telefono dal caso in cui non viene restituito. Ora, è difficile darvi adesso tutte le possibili declinazioni stilistiche di questo e degli altri enunciati di cui parleremo tra poco. Ad ogni modo, sappiate che esistono e vedrete che, se continuate la vostra esperienza di programmatori Python, prima o poi salteranno fuori e si risulteranno utili. Beh, torniamo a noi. Ora, bene, cognome non trovato ci fa piacere, questo NaN un po' meno. E ora cosa facciamo? Effettivamente assegniamo una variabile chiamata cognome, il risultato della nostra ricerca, e la trattiamo. Nello specifico vogliamo stamparla solo se effettivamente è un numero di telefono, non se è NaN, cioè nulla. Allora che cosa facciamo? If cognome, a questo punto introduco, anzi un'anticipazione delle prossime lezioni, l'operatore is viene usato per confrontare singole istanze di oggetti. Per chi sa di cosa parlo, per gli altri non vi preoccupate, potete anche spegnere il cervello per questi 10 secondi. Is not NaN, ovvero se effettivamente cognome non è NaN, vedete anche in questo caso la notazione è piuttosto intuitiva, allora stampa cognome. Bene, ripeto, questa notazione è intuitiva, ma è piuttosto lunga, soprattutto la linea 17, notate. Ora, come vi ho detto, il filo rosso di tutta la nostra discussione Python sarà l'intuitività e soprattutto la velocità di scrittura. In questo caso introduciamo quella che si chiama implicita booleanità. Ovvero, avete visto un piccolo esempio per chi di voi ha studiato C, nell'uso di variabili intere, o anche perché variabili booleane effettivamente non esistono, all'interno del if. Quando nell'if compariva una variabile assegnata a 0, allora veniva trattata come valore falso, pur non essendo esplicitamente un valore falso. Anche in questo caso esistono oggetti, questa volta nel senso discorsivo del termine, che vengono trattati come vuoti o falsi. Nello specifico sono 4 e sono una lista vuota, un dizionario vuoto, una stringa vuota, per lista vuota intendo questo, per dizionario vuoto intendo questo, per stringa vuota intendo questo o questo, vengono trattati come equivalenti a false, come abbiamo visto la scorsa lezione. Ulteriore caso, il quarto, l'enunciato, il singleton, NaN. NaN è considerato implicitamente falso. Questo, quindi se voi scrivete ciò, if cognome, print cognome, allora se cognome effettivamente è una stringa non vuota e quindi è stato trovato il numero di telefono, allora verrà stampato. Se invece non trovate il numero di telefono e quindi la risposta è NaN, non verrà stampato. Questo sfruttando l'implicita booleanità della variabile stringa cognome. Quindi torniamo a noi, rieseguiamo, inseriamo un cognome sbagliato, ecco qua, cognome non trovato, ma non viene più stampato la riga NaN. Bene. Vale anche lo 0? No, lo 0 non è considerato falso. Anzi no, attenzione, bisogna fare il distinguo. Allora, false per, diciamo, amicizia verso gli utilizzatori del C è equivalente a 0. Non è consentito usarlo, o meglio, non è buona pratica usarlo nelle operazioni di somma o sottrazione, ma funziona. Evitatelo completamente, appunto perché è controintuitivo. Tuttavia un numero non è considerato falso, sono solamente questi 4 tipi. Più che altro perché questo potrebbe causare errori quando effettivamente un valore di ritorno, noi ci aspettiamo che una funzione ritorni un numero, o nel caso quel numero sia stato impossibile ottenerlo, NaN, false, eccetera. Diventa difficile trattare il caso dello 0. Comunque, tornando a noi, dimmi. No, scusa, non ho capito la domanda. Questa? Allora, se non c'è esplicitamente una return, se non è eseguita esplicitamente una return, il valore di ritorno implicito è NaN. Ok, quindi il cognome prende NaN adesso. Esatto, se il cognome non viene trovato. Quindi, prego. Passato, l'hanno usato la input come input. Sì. Una volta invece solo input. Allora,
La differenza non è nessuna, è solamente una semplificazione della scrittura. Le versioni 3. Dalla 3.0 in poi rinominano raw input in input. Sono esattamente identici. Prego. Bene. Torniamo a noi, inseriamo questo. Se c'è qualche problema, fate più domande. Cioè, io ripeto, incoraggio la discussione, però non adesso, altrimenti diventa ingestibile questo corso. Grazie. Le linee 16-19 rappresentano il corpo principale del nostro programma. Ancora per semplificazione, il corpo principale non deve essere inserito all'interno di una funzione, per esempio il main del C o ancora peggio in Java. Semplicemente scrivete le linee a livello di indentazione 0 e vengono automaticamente interpretate come il corpo principale del programma, cosa che succede in quasi tutti i linguaggi di scripting. A volte però, e vedremo tra poco, queste funzioni possono essere effettivamente riutilizzate all'interno di altro codice, comporre cioè quello che si chiama un modulo, un blocco di funzioni, classi, variabili, attributi, quello che volete, riutilizzabili in altro codice. Allora, per demarcare che queste linee vanno eseguite unicamente quando questo è un programma e non un modulo, cioè quando noi lo chiamiamo esplicitamente, come vedete qua, inutile che indico lo schermo, lo chiamate esplicitamente eseguendo, credo che questa linea che ho evidenziato sia abbastanza ovvia, se qualche problema chiedete pure, eseguendolo come programma. Ora, Python è un linguaggio interpretato ad alto livello e quindi ha un minimo, termine davvero improprio che però è piuttosto evocativo, di autocoscienza, cioè conosce alcuni dei parametri della sua esecuzione, ad esempio sa il nome con cui è stato eseguito, il nome del modulo. Ora, è prassi comune inserire prima del blocco principale, che non esiste esplicitamente, un enunciato del genere. Ecco, la variabile name è una di queste parti di quella che viene detta introspezione, contenente il nome del modulo, cioè dell'aggregato di funzioni, variabili, eccetera, effettivamente con cui è stato chiamato. Per cui se voi, come vedremo dopo, importate questo modulo in un altro modulo o in un altro programma, name assumerà il valore, il nome del modulo, e vedremo come definirlo. Se invece è eseguito come programma, il nome è main. Ora, perché il doppio underscore prima e dopo il nome? Innanzitutto iniziate ad abituarvi a questa sintassi. Questa sintassi rappresenta la norma per definire gli attributi riservati delle classi, per definire alcune variabili riservate dei moduli, eccetera. In ogni caso, un'altra buona regola di programmazione, non usare mai, a parte eccezioni che vedrete nella programmazione oggetti, nomi che iniziano o terminano con un doppio underscore. Dovreste trattarli come riservati. Questa linea è una scrittura comune e indica che queste successive linee, da 16 a 19, vanno eseguite unicamente se il programma, se è stato invocato come programma e non come modulo. Bene, torniamo a noi. Allora, la scorsa lezione qualcuno mi aveva chiesto come faccio, cioè, oltre a gestire l'errore, come faccio ad avere esattamente la causa dell'errore? Perché finché si tratta di un key error, ovvero di una ricerca su dizionario fallita, è tutto chiaro. Supponete però di avere un tipo di errore più complesso, ad esempio un errore mentre state cercando di scaricare un file. Le cause potrebbero essere tantissime, potrebbe essere che la linea è saltata, che il file effettivamente non esiste, che non esiste l'host a cui state cercando di connettervi, eccetera. Quindi, questo errore e anche delle cosiddette eccezioni di cui questo errore è un'istanza, ovvero l'errore segnalato è un'istanza, verranno trattate nella programmazione oggetti perché effettivamente sono affini agli oggetti, ma a noi basta sapere che quando si verifica un errore viene restituito un aggregato che incapsula il codice d'errore, o meglio l'errore in sé, e altre informazioni aggiuntive che possono servire a voi a capire meglio cosa è successo. Ad esempio, se tornate un attimo a un prompt interattivo, definiamo una breve lista, cerchiamo di accedere a un elemento che non esiste, ecco. Index error, come abbiamo visto la scorsa volta, è effettivamente il tipo d'errore. Questo che segue index error, invece, è il contenuto, ovvero lo specifico dell'errore. Con l'index error, con key error, è piuttosto semplice perché la causa è una sola, quando cercate di accedere a un elemento che non esiste. Con altri tipi di errore possono essere diverse. Ad ogni modo, except key error as error, ad esempio.
Questa scrittura assegna una nuova variabile chiamata errore, che esiste solamente in questo blocco. Il contenuto, ovvero ciò che l'aggregato che incapsula il contenuto dell'errore, e potete usarlo all'interno del blocco per segnalazioni più avanzate. Ad esempio, dopo aver stampato cognome non trovato, potreste aggiungere Python dice e stampare l'errore. Torniamo a noi. Spero si senta meglio adesso. Inseriamo un cognome che non esiste. Ecco, cognome non trovato, Python dice archetto. Nello specifico, quando stampate un key error, vi viene ritornato, restituito, il nome della chiave che non esiste. Quindi, ad esempio, cognome non trovato, qui potremmo scrivere una cosa del genere. Ecco, cognome non trovato, archetto. Ora, finché, esaminiamo questa print, finché ciò che dobbiamo stampare si trova alla fine dell'enunciato, è semplice, print, stringa, enunciato. Ma immaginiamo una cosa del genere. Come fareste voi a inserire qui il nome, il cognome non trovato? Beh, il primo approccio, che forse è il più semplice, effettivamente funziona, è questo. Stampare prima, aggiungere il codice d'errore e poi stampare il resto. Effettivamente questa linea va a capo, però questo è un problema minore. Per chi è interessato, tra poco vedremo come servirci la documentazione, c'è un modo per eliminare questo comportamento predefinito, cioè che dopo aver stampato una linea si va a capo, ma non è importante, lo trovate facilmente. Effettivamente vengono stampate le due linee, però noi vorremmo andare oltre. Immaginate di avere da stampare una trentina di variabili, non una sola. Ecco, avreste 30 linee di codice, ognuna delle quali contiene un frammento di ciò che volete stampare. Capite che questo, oltre che essere lungo e soprattutto barboso, è anche controintuitivo, perché dovete seguire il flusso della scrittura attraverso le varie linee, vedere come si vengono spezzate, quando va a capo o meno. Per risolverlo usiamo la formattazione delle stringhe, ovvero prendiamo una stringa, elaboriamo la stringa inserendo altre stringhe, dati numerici, eccetera, all'interno e poi la stampiamo. Ora, esiste una vecchia sintassi simile a quella del C, noi non la usiamo, era caratteristica delle vecchie versioni di Python, adesso è stata adottata una nuova sintassi diversa e caratteristica, in ogni caso più potente, anche se un pochino più verbosa. Tornando a noi, questa è la stampa, per demarcare, e questa è la versione più semplice della formattazione delle stringhe, per demarcare il punto in cui vogliamo inserire qualcosa, usiamo due parentesi graffe, aperta e chiusa. Mi raccomando, nella stringa non hanno il significato di dizionario, semplicemente indicano un segnaposto che verrà rimpiazzato con la variabile. Ad esempio, riprova. Dopodiché, a seguire la stringa, anzi per chiarezza possiamo fare così, assegnare una variabile, applichiamo, ricordate però il significato di punto, vi sarà più chiaro analiticamente nelle successive lezioni, applichiamo format. Format, come dice il nome, elabora la stringa. Nello specifico sostituisce, secondo dei codici di formattazione, noi non li vediamo in dettaglio perché sono assolutamente rilevanti, effettivamente neanche li ricordo a memoria, sostituisce i blocchi contenuti in parentesi graffe, per esempio errore, cioè ciò che noi vogliamo inserire nel testo. Proviamo a eseguire. Ecco, notate, questa è la forma più semplice, per cui se volessimo inserire per esempio un contatore, che supponete, inserire una password, operazione piuttosto rara in Python ma può succedere. Ogni volta scalate il numero di tentativi, a un certo punto il programma si blocca. Questo per evitare un brute forcing. Allora, inseriamo un'altra variabile, ad esempio 2. Archetto. Effettivamente viene stampato 2. Notate che non avete dovuto convertire questo tipo numerico in una stringa, eccetera. Semplicemente Python, avendo coscienza, non è il termine corretto per riferirsi a un linguaggio di programmazione, in ogni modo, grazie all'introspezione risale al tipo di dato,
e così prende opportuni provvedimenti, ad esempio trasformando un numero in carattere, eccetera. Questa è la forma più semplice, due parentesi graffe. Ora, piccola parentesi tonda però, se volessimo stampare effettivamente una parentesi graffa, si usa una forma simile all'escaping, ovvero due volte la parentesi graffa. Due volte chiuso, due volte aperto, due volte chiuso. Vedete, questo effettivamente stampa le parentesi graffe, potrebbe essere utile nella vostra scrittura. Ovviamente funziona anche con stringhe multilinea e con qualunque altro tipo di formattazione, non è affatto un problema. Forme più complesse, che noi per ora non trattiamo, prevedono ad esempio questo, 2, 3, per esempio, tra poco vi rimanderò la documentazione, questo si riferisce agli elementi di una lista, per cui ad esempio se qua dentro passassimo questa lista, eliminando questo perché non esiste, allora innanzitutto due punti, se inserite un indice che non esiste allora producete un errore, ma se notate adesso, dopo passiamo all'esecuzione, abbiamo inserito un numero. Questo vi permette di inserire più volte all'interno del vostro codice la stessa variabile. Ad esempio, cognome non trovato, eccetera, altre stringhe di testo, e poi alla fine del testo aggiungere ancora il cognome, due punti, eccetera. Per cui, ritornando un attimo, lasciando un attimo da parte Alex, riprova, è un tentativo, stampiamo ancora zero. Ecco, primo, piccolo passo indietro, notate, archetto. Questa forma è utile per inserire più volte all'interno del vostro codice la stessa stringa e non vi costringe a doverla ripetere più volte. Ad ogni modo, stavo dicendo, potete usare anche una scrittura alternativa, esiste sia per le liste sia per i dizionari, ripeto, noi non la trattiamo perché è puramente conoscenza, vi permette di accedere direttamente agli elementi di una lista, al contenuto corrispondente a chiavi in un dizionario, oppure, vedrete dopo, agli elementi di una classe, che siano essi metodi o attributi, non importa. Per esempio, saranno consentite scritture del genere, per esempio. Tra poco discuteremo di questa forma, e qua dentro potrete inserire adesso. Cancelliamo quest'ultima parte per chiarezza. Proviamo ancora con un bel cognome sbagliato, viene stampata la lista. Ora, questa forma tenete un attimo da parte, ci torniamo tra poco. Ad ogni modo, se volessi stampare solamente l'elemento 0, non farei altro che questo. Ecco. Notate, il primo elemento di args era quello, se stampiamo l'elemento 1. Elemento di posizione 1. Dicevo, la stessa sintassi esiste anche per i dizionari, non ci soffermiamo troppo perché dovrebbe essere tutto piuttosto chiaro. Per esempio questo. Voglio dedicare un paio di secondi per prevenire uno degli errori più comuni, ovvero la scrittura è questa. Fosse stato al di fuori di una stringa di formattazione, avreste dovuto scrivere per esempio print args di alfa. All'interno di una stringa di formattazione notate l'assenza di apici. Se inseriste degli apici così, ora in questo caso vanno, il nome della chiave verrebbe interpretato come alfa tra doppi apici. Quindi cercherebbe all'interno di args qua dentro una chiave chiamata effettivamente alfa tra doppi apici. Ripeto, non mi soffermo troppo, era solo importante farvi notare questo perché è un altro errore piuttosto comune. Bene, ora torniamo alla nostra struttura generale dell'agenda e cerchiamo di non perderla d'occhio, anche se farò diversi focus. Tornando a noi, soprattutto questa forma, tenetela a mente, mettetela da parte e ci torniamo tra poco.
Bene, adesso aggiungiamo un'altra funzione, elenca. Elenca, prende il contenuto della nostra agenda, stampa tutti i cognomi contenuti in agenda. Ora, è importante spendere due parole e pensare. Una tabella di dispersione, una tabella di hash, non ha un ordine fissato. In una lista, voi sapete, cioè, la lista è ordinata secondo la cardinalità, 0, 1, 2, 3, 4, corrispondente a vari elementi contenuti. Non c'è invece un ordine intuitivo all'interno di un dizionario. Primo perché, in questo caso potrebbe essere un ordine lessicografico, ma se io aggiungessi una successiva chiave di questo tipo, cosa più che legittima, l'ordine salterebbe. Ora, return innanzitutto, la scrittura è questa, sorted agenda. Sorted, applicato a una lista, ordina gli elementi, anche qui non mi soffermo molto, ma potete consultare la documentazione online, potete stabilire il criterio con cui vengono ordinati. Ad ogni modo esistono già dei criteri predefiniti di confronto. Sorted è una delle due forme possibili, in particolare una forma che restituisce una versione ordinata del nostro dizionario. In questo caso, dato che, vi ripeto, non ha senso ordinare una tabella di dispersione, il comportamento predefinito scelto è stato quello di ordinare la lista delle chiavi, per cui effettivamente questa scrittura restituirà la lista delle chiavi, ovvero la lista dei cognomi in ordine alfabetico. Per cui sono già in ordine alfabetico, quindi direi che è il caso di scrivere in un altro, per esempio questo. Torniamo a noi, eliminiamo il vecchio e scriviamo un nuovo output. Effettivamente l'Alzheimer avanza. Ecco, viene stampata la lista dei cognomi. Ora però noi vorremmo effettivamente stampare un tabulato di cognomi. Operazione piuttosto semplice, for cognome. Ricordate quello che avevo chiamato protocollo di iterazione, cioè il fatto che se voi inserite una lista, come in questo caso, credo sia piuttosto intuitivo il fatto che non è necessario nominare esplicitamente la lista, ma anche il valore di ritorno di una funzione che effettivamente ritorna in una lista può essere usata in questo caso, potete stampare il singolo cognome. Piccola nota a margine, notate che lo spazio viene automaticamente inserito, non c'è bisogno che lo specifichiate voi. Anche questo è un comportamento predefinito che potete disattivare in caso di necessità, e vi consiglio di consultare la documentazione della funzione print, ma a noi va benissimo così. Bene, ora abbiamo già due funzioni, quindi abbiamo un minimo di agenda funzionante. Notate però che ho dovuto cancellare la precedente funzione di ricerca per aggiungere la funzione elenca. A noi però piacerebbe poterle usare entrambi e non dover cambiare il codice. Per esempio sarebbe comodo poter scrivere una cosa del genere, cerca cognome, per esempio cerca archetti. Questo ci elimina la necessità di inserire una input e quindi di bloccare l'input dopo, e soprattutto è una forma più gradevole. Questa. Ora, conto sulla vostra intuitività, introducendo l'enunciato import. Import è ciò di cui vi parlavo prima, permette di importare moduli esterni contenenti funzioni e utilità. Nello specifico a noi importa del modulo sys. Sys contiene varie utilità di sistema, è stato chiamato sys e non system per ovvie ragioni di sinteticità visto che è usatissimo. Bene, adesso siamo al nostro primo incontro con la documentazione, Politecnico permettendo. Di solito è sufficiente cercare una stringa del genere, sys python, su... eccolo qua. Il modulo che ci serve. In particolare noi cerchiamo sysrgb. Sysrgb, notate, è la lista degli argomenti inseriti sulla linea di comando. Che cos'è la linea di comando per chi non lo sapesse? Questa. Cioè il modo in cui avete invocato il vostro programma. Tanto per fare una rapida prova, stampiamo il contenuto di sys.rgb. Notate in questo caso l'uso di una sintassi simile a quella che avevamo visto per manipolare degli oggetti, ovvero il punto. In questo caso però il punto non significa applica l'operazione x
all'oggetto significa semplicemente che un certo modulo contiene una certa funzione variabile. Non è specificato, ma in questo caso è una variabile ed è una lista. In realtà c'è una connessione tra queste due interpretazioni del punto, ma non è argomento di questa lezione. Bene, stampiamo. Ecco, effettivamente viene prodotto come primo argomento il nome con cui viene chiamato il programma, questo sempre per ragioni storiche, e poi a seguire i vari argomenti. Quindi il primo argomento non avrà indice 0, ma indice 1. Questo non perché siano sovvertite le normali regole sulle liste, ma perché l'indice 0 è occupato dal nome del programma. Quindi, tornando a noi, potremmo inserire, potremmo leggere il nome del comando come sys1 e il cognome eventuale come sys2. Ora però chi mi avrà seguito vedrà che già qui c'è un piccolo problema, perché finché cerchiamo archetti, finché cerchiamo archetti è tutto perfetto. Ora però, se volessimo elencare, non esiste un secondo parametro e quindi avremo un errore, effettivamente, perché non esiste nessun secondo parametro. Torniamo un attimo qua e cosa facciamo? Mettiamo da parte cognome, tratteremo dopo. Ora, se ricordate i dizionari, nei dizionari potete associare a un tipo immutabile qualunque cosa. Con qualunque cosa intendo proprio qualunque cosa, compresa una funzione. In questo caso è molto importante perché ci permette di avere una scrittura particolarmente sintetica. Quindi definiamo un secondo dizionario chiamato comandi. Come chiave usiamo il nome del comando, ad esempio cerca. Come contenuto usiamo l'effettiva funzione di ricerca. Elenca la funzione di funzione che elenca. Altra piccola nota sintattica, potete inserire una virgola anche all'ultimo elemento, non cambia assolutamente nulla. È utile perché se doveste poi aggiungere altri elementi non vi dovete ricordare di aggiungere la virgola alla riga prima, cosa che spesso causa errori. Ad esempio questo. Tornando a noi, cancelliamo tutto questo e cosa scriviamo? Comandi. Come chiave diamo il primo argomento, quello che per noi è il comando. Innanzitutto vediamo che cosa succede stampando il contenuto. Ecco. Effettivamente abbiamo ottenuto la funzione giusta, la funzione elenca. Ora abbiamo una funzione. Come invocare la funzione, ovvero ottenere il valore restituito dalla funzione? Per esempio, funzione, così scriviamo, dopodiché possiamo effettivamente eseguire la funzione. Questo passo concettualmente è piuttosto difficile da digerire per chi non l'ha mai visto, perché probabilmente chi programmava in C++ eccetera è abituato a vedere, salvo puntatori a funzione, le funzioni come qualcosa e le variabili come qualcos'altro. In questo caso la distinzione non è più così forte, nello specifico, come notate, potete assegnare una funzione come se fosse una variabile, e poi eseguirla. Un attimo. Effettivamente, dobbiamo stampare il valore ritornato dalla funzione. Ecco qua. Proprio come ci aspettavamo. Modifichiamolo leggermente, in modo da avere il comportamento che ci aspettavamo. Lista di cognomi, perfetto. Ora, sulla funzione cerca c'è un piccolo problema. La funzione cerca effettivamente accetta un parametro. Qui, come notate, non c'è modo di sapere quale funzione stiamo per invocare. Nel nostro caso faremo una cosa piuttosto sporca, però sappiate che se avete un numero molto alto di funzioni strutturalmente identiche, ovvero con firme simili, ad esempio cerca cognome, rimpiazza cognome, elimina cognome, eccetera, potete tranquilla, per esempio, scriviamo una elimina cognome, potete tranquillamente usare la stessa sintassi. Per esempio scrivendo così,
questo caso definisco un parametro che non verrà utilizzato, serve semplicemente per rendere tutte le firme, per firme intendo questo, uguali tra loro, cioè che accettino un parametro. Ad esempio possiamo inserire un elimina per cognome e, se vi ricordate, usando la del eliminare dall'agenda per cognome. Effettivamente viene elenca. Tornando a noi, dobbiamo modificare come viene chiamata la funzione. Viene chiamata usando sys.rgv2 se esiste. Per esempio elenca, tra poco tratteremo di come eliminarlo, questo 26, effettivamente funzionante. Possiamo scegliere un'altra operazione, per esempio elimina archetti. Non è in comando. Che cosa? Non è in comando. Ottima osservazione. 110 lode. Aggiungiamo anche il nostro comando per elimina e ora possiamo effettivamente eseguirlo. Purtroppo non possiamo vedere l'output perché il programma termina subito dopo. Però come vedete non produce errori. Prego. Sono perso, no, affatto, l'ho lasciato lì un attimo perché... Come arg... Esatto, args uguale args. Ci arrivo tra un attimo. Semplicemente, quello che non capite, tenetelo da parte, cercherò di trattare un po' tutto. Ad ogni modo abbiamo qualcosa di funzionante, non completo. Bene, adesso appunto passiamo a questo. Qui in args uguale args, e anche qui avete visto, una specifica del genere. Innanzitutto sono diverse, perché questa compare nella firma di una funzione e l'altra compariva nell'invocazione della funzione. In questo caso rappresenta quello che viene chiamato argomento predefinito o argomento di default. Questo cosa significa? Che voi potete chiamare elenca in due modi. Così, attraverso questo blocco, ad esempio, elenca. Il valore è indifferente in quanto effettivamente la stringa non viene usata. Oppure elenca così. Questo cosa significa? Che se voi specificate esplicitamente il parametro, allora viene assegnato a cognome. Se non lo assegnate esplicitamente, allora viene usato il valore predefinito, che in questo caso era la true. Ci siamo? Sì, esatto. Credo, no beh, anche in C++ e per altri linguaggi. Sì, comunque non è importante. Sappiate che questo è utile se una funzione prevede dei parametri predefiniti piuttosto sensati e molto frequenti per ridurre la quantità di scrittura. Ad esempio la print, andiamo subito a vedere la documentazione della print. Ecco, notate che ha altri argomenti predefiniti, ad esempio file sys standard out, piuttosto semplice, stampa su standard output. Prego. La dichiarazione di una funzione deve venire necessariamente prima della sua chiamata. Scusa, non, ti stai riferendo al fatto che cerca compare qui e sopra così? Sì, in questo caso sì. Però non è, per esempio, se all'interno della funzione cerca tu utilizzassi la funzione elimina, per esempio scrivessi questo, questo è perfettamente lecito, in quanto quando il codice viene interpretato viene costruita una lista contenente tutte le funzioni che poi verranno usate, ma effettivamente la funzione viene eseguita quando tu la chiami. Quindi è possibile scrivere elimina prima che la funzione sia definita, non è possibile usarla al livello di indentazione 0, ovvero al top, ad esempio in questo caso, semplicemente perché se io inserissi questo dizionario in cima, durante l'analisi del codice la funzione elenca risulterebbe simbolo sconosciuto, non per altro. Ora, se vi ricordate l'altra forma che avevo chiesto di mettere da parte, ovvero args uguale args, la raggiungiamo subito. Questa cosa, che invece è caratteristica di Python e non ha equivalente ad esempio in PHP come dicevi tu, è la possibilità di invocare la funzione chiamando esplicitamente il nome degli argomenti. Che cosa voglio dire? Che voi potete esplicitamente scrivere elimina cognome uguale archetti. Ora,
il significato di questa scrittura, cioè, almeno in questo caso non è che abbia grande utilità, è piuttosto evidente che stiamo per cancellare un cognome, ma pensate a una funzione con una decina di argomenti, o anche meno. La possibilità di nominarle esplicitamente rende più chiare le cose. Ad esempio, se prevedessimo un secondo parametro che qui non esiste, chiamato rimpiazza, ad esempio scrivendo così, questa scrittura risulterebbe molto più chiara di questa, perché questa vi obbliga a consultare la firma o la documentazione per scoprire a che cosa corrispondono le due stringhe inserite. Questo invece, anche se non vi dà proprio idea di cosa sta succedendo, almeno intuitivamente vi fa capire che, che l'azione sta per essere applicata a un certo cognome e che in qualche modo questo rimpiazza entrerà in gioco all'interno della funzione. Questo non vi permette solo di dare nome esplicitamente agli argomenti, vi permette anche di cambiarne l'ordine, per esempio in modo da dare prima gli argomenti più significativi, per esempio così. Questo vi permette anche, per esempio, se avessimo una scrittura del genere in cui inserissimo altri parametri del genere, vi permette di nominare esplicitamente quali parametri state per assegnare. Adesso sinceramente non ricordo se una scrittura del genere è consentita, ma in ogni caso è sconsigliata, perché anche logicamente i parametri predefiniti seguono quelli che dovete specificare voi, perché quando voi specificate un parametro significa che quello è effettivamente essenziale per il funzionamento del codice che state per eseguire. Se un parametro è predefinito vuol dire che è un'opzione, un'aggiunta, comunque qualcosa che ha un comportamento predefinito già sensato, ma questa è semplicemente una regola di programmazione che onestamente non ricordo, ma non è importante. Bene, adesso torniamo al nostro bel blocco di codice qui e scriviamo funzione uguale comandi sys gb1, vi ricordo 1 e non 0 mi raccomando, dopodiché applichiamo a, ricordate il secondo argomento potrebbe non esistere, quindi proviamo a eseguirlo dando l'impasto il secondo argomento, nel caso il secondo argomento, quando lo scrivete risulta utile ripercorrere il ragionamento, nel caso il secondo argomento non esistesse, allora cosa facciamo? Semplicemente la chiamiamo con un valore privo di significato. Questo in questo caso rappresenta un hack, un modo per ovviare la differenza di firma tra le varie funzioni, in altri casi invece si può rilevare effettivamente utile. Perché? Perché se voi, quando voi invocate un argomento non sapete se esiste. Un'altra forma utilizzata per esempio è questa, ovvero se effettivamente sysrgv contiene due argomenti allora vai avanti, se no chiedi se per favore inserisci di inserire due argomenti. Ecco, questa è sconsigliata. Questo genere di check prima dell'esecuzione è perfettamente lecito, è simile ad altri linguaggi, ma è sconsigliato. Quello che vi consiglio è di provare, try, a eseguire un'azione, cosa che se il vostro programma è ben progettato avverrà nel 99% dei casi, o anche un po' di più. RGV, torniamo noi, RGV2. Nel caso in cui effettivamente si verificasse un errore, mi raccomando specificate l'errore per le ragioni che avevo specificato. Invocare funzione senza argomenti. Effettivamente queste funzioni non abbiamo bisogno della print perché l'abbiamo già inserita all'interno del codice qui e qui. Bene, adesso parlavamo di salvare e ricaricare l'agenda. Ora, un modo molto... se questa barra magari scompare, un modo molto veloce è usare, ricordate import per caricare moduli, il modulo chiamato pickle. Pickle è un'utilità di base che serve per caricare e salvare un qualsiasi tipo di dato. Vedrete, anche se non è un tipo user friendly, nel senso che quello, l'output effettivamente prodotto, che vedremo tra poco, è poco significativo per un utente, esistono altri formati più comprensibili e eventualmente aggiustabili a mano, ad esempio YAML. La struttura, per esempio YAML, è molto simile a quella del modulo pickle, ovvero l'interfaccia, non è un problema, in ogni caso la documentazione sul web esiste.
torniamo a noi, vi ripeto, per esempio cerchiamo Python Pickle. Se siete in dubbio su cosa vi serve effettivamente, potete cercare tra i moduli, per esempio così. Effettivamente questo contiene una breve descrizione dei singoli moduli, andate in giro, cercate ciò che vi può essere utile. Tornando a noi al modulo Pickle, come vedete serve per la serializzazione, ovvero il salvataggio su disco di una variabile, e la deserializzazione, che è il procedimento opposto. Torniamo a noi, come funziona? Abbiamo a disposizione due variabili, dump, che salva su un file, load, che carica da file. Ora, piccola premessa per il vostro futuro, quando caricate dati da file, non usate mai un approccio così ingenuo, o meglio, non fidatevi mai dell'utente. Non che nel file debba contenere esplicitamente un virus, cosa che è possibile se non distrugge il vostro computer, nella peggiore delle ipotesi, può almeno danneggiare l'esecuzione del programma. Potrebbe casualmente capitare che un file danneggiato provochi dei crash al vostro programma, ma in ogni caso in questa sede non ce ne preoccupiamo, usiamo l'approccio più ingenuo, scrivendo una funzione salva. La nostra bella funzione salva, ancora una volta con un argomento privo di significato, ha il compito di prendere il dizionario agenda, salvarlo e salvarlo su disco. Allora, innanzitutto, come trattiamo i file? Premetto che esiste una notazione simile a quella usata in C, usando chiamate del tipo simile alla fopen, effettivamente chiamata open, e alla fine, quando avete finito di eseguire operazioni sul file, la close. È molto importante chiudere il file, perché se per esempio dovete trattarne a centinaia nel vostro programma, mantenere una lista di file aperta molto grande è un'operazione dispendiosa per il vostro sistema operativo. Il modo migliore è usare l'enunciato with. With open, precedentemente l'operazione si chiamava file, adesso open. With open, nome del file che noi chiameremo agenda, chiamiamolo appunto dat per indicare che sono dati, e poi il modo, che nel nostro caso è il modo di scrittura, WB indica scrittura binaria. Anche in questo caso non vi preoccupate, sappiate solamente che quando dovete salvare un file di testo userete W e basta, che sottintende scrittura a caratteri, altrimenti WB scrittura binaria. In ogni caso su Linux e macOS non cambia nulla, è solamente una questione relativa a Windows e altri pochi sistemi operativi. Open. Vi ricordate nel caso dell'except che avevamo assegnato una variabile usando as? Anche in questo caso si usa as per scrivere qualcosa del genere. Chiamiamola. Ecco. All'interno di questo blocco di codice avete a disposizione una variabile dati che rappresenta il vostro file. Alla fine del blocco il file viene automaticamente chiuso. Questo innanzitutto vi risparmia una linea di codice per chiudere il file. E in secondo luogo, nel caso ve lo dimentichiate voi, l'operazione viene presa in carico direttamente da Python. In ogni caso, usate questa struttura, l'altra non la spiego neanche. Ad esempio, in questo caso avevamo detto, vogliamo leggere, per cui load. Mi raccomando sempre leggere la documentazione. Legge una stringa dal file, la interpreta come dati pickle, ricostruisce e restituisce l'oggetto. In questo caso per oggetto intendo il nostro bel dizionario. Quindi, il dizionario si chiamava agenda, pickle, mi raccomando, in questo caso rappresenta il modulo che contiene la funzione pickle.load e poi il nostro file. Bene. Questa struttura è sufficiente a, anzi, dump, confuso le due operazioni, torniamo sopra, dump, prima il nome dell'oggetto e poi il file, quindi scrive una rappresentazione pickle dell'oggetto nel file, piuttosto semplice, quindi seguendo la documentazione, ecco qua, inseriamo la nostra operazione qui per esempio, salva.
notate che adesso grazie a questa struttura non abbiamo più bisogno di inserire un argomento inutile, per esempio agenda C, salva. Ora guardate, ecco qua, proviamo ad aprirlo. Notate, il file non è, lo riapro, il file non è leggibile, anche se la struttura è abbastanza evidente. Ripeto, esistono tecniche più user friendly, usate per modificare delle lunghe liste di attributi, eccetera, ad esempio YAML, scritto YAML. Se siete interessati a una struttura simile, non è un problema in ogni caso. Quindi torniamo al nostro vecchio file. Bene, adesso aggiungere l'operazione complementare è solamente una questione di pochi byte, ad esempio salva, carica. Anche in questo caso questo dummy non serve a nulla, solamente a mantenere la stessa firma. Quindi open, in questo caso agenda.dat, o comunque avremmo potuto specificare il nome del file, ad esempio il nome file qua dentro e inserirlo qua, ma questo credo sia evidente. In questo caso il modo è lettura binaria, non è necessario che lo specifichiate, per esempio questa scrittura produce lo stesso identico risultato, ma noi per chiarezza lo indichiamo esplicitamente, dati. Avevamo detto l'operazione era la load, quindi agenda uguale equal.load dati. Ecco, aggiungiamo l'ultima operazione. La nostra agenda è quasi completa. Ora un'ultima finezza, immaginate che questa agenda diventi molto lunga, per esempio immaginate di avere 10.000 contatti. Ora questo file, notate, questo file è piuttosto piccolo, immaginate come crescerà al crescere il numero di vostri contatti, quindi a un certo punto vi potrebbe venire in mente di comprimerlo. In particolare un tipo di compressione piuttosto comune è la compressione gzip, i file .gz. Ora Python prevede anche un modulo chiamato gzip, andiamo subito a consultare la documentazione. Saltando questo, oh guardate, proprio quello che ci serviva. Questa scrittura, se notate, riconoscerete lo stesso protocollo usato dalla nostra open. Abbiamo il nome, il modo. Compress level potete anche dimenticarlo, ad ogni modo qua c'è scritto il significato di tutto. Torniamo a noi, questa volta invece di scrivere, abbiamo visto, abbiamo a disposizione un'operazione gzip.open, ovvero open del modulo gzip, che si comporta esattamente come la nostra open, quindi a intuizione possiamo scrivere una cosa del genere, gzip open. Notate che questo il protocollo del file, ovvero l'assenza di un tipo forte chiamato file vi permette di utilizzare, nella maggior parte dei contesti dove ovvero non sia esplicitamente richiesta la natura di file, un qualsiasi oggetto, di questo ne parlerò nelle prossime lezioni, contenete un metodo read, un metodo open, eccetera, come file. Questo è un grosso vantaggio perché vi permette di emulare, ad esempio, su una connessione di rete, trattarla come un file, oppure un qualsiasi altro stream, e trattarlo con la stessa identica sintassi, ovvero attraverso questa weird, piuttosto carina, come file. Ad ogni modo, riproviamo con la nostra bella operazione. Salviamo l'agenda. Ecco, ha funzionato. Ora, se guardate, effettivamente il file agenda.dat è un file gzip. Se effettivamente andiamo a trovarlo, eccolo qua, effettivamente è un file gz. Un'ultima nota, se notate la linea di comando presenta all'inizio questo Python, a noi non piace. Vorremmo poter eseguire direttamente il programma in questo modo, ad esempio. Questo ci piacerebbe già di più, o meglio così, per questioni. Su macOS e su Linux, in cima al vostro programma potete inserire questa scrittura, credo alcuni di voi già la conosceranno, seguita dal nome dell'interprete.
se non inserite l'interprete, e questo è importante, verrà usato quello predefinito, che è l'interprete bash, o dipende dal sistema in ogni caso. Noi vogliamo che venga usato Python, una scrittura possibile è questa, ma non è consigliata perché sul sistema possono coesistere più Python, soprattutto adesso che abbiamo per esempio Python 2, guardate quante versioni sono state installate, non sono tutte versioni, però tanto per darvi un'idea. Ad ogni modo, che cosa si usa? Questa scrittura, questa semplicemente imparata a memoria, che cosa succede? Viene scelto dall'environment, dalle varie variabili, quello che corrisponde all'interprete Python effettivamente in uso. Dimmi. Sì, certo. Si legge? Bene, adesso siamo a un passo solo dalla fine di questo programma. Scusami? Non... Della prima riga. Sì. Ah. Se puoi mettere lo sfondo bianco. Ok. No, non avevo proprio sentito la domanda. Sfondo bianco arriva subito. Ora siamo a un ultimo passo. Ai ai ai, permesso negato. Come facciamo a rimediare? Dobbiamo assegnare il permesso di esecuzione. Questa è una questione di sicurezza che riguarda macOS e Linux. Come facciamo? 777 è meglio evitarlo. A noi... No, è giusto, però io non darei le chiavi di casa a tutte le persone che conosco. Diamo all'utente il permesso di eseguire questo file. U sta per utente, più sta per aggiungi, X sta per permesso di esecuzione. Sul file agenda C. Bene, adesso funziona. Ad esempio... Ecco qua. Bene, la nostra agenda è completa, come avete visto in poco più di un'ora abbiamo ottenuto, per favore, resistete ancora 18 secondi cronometrati che poi arriverà la fatidica pausa. Abbiamo in poco più di un'ora ottenuto un programma perfettamente funzionante, completo, come notate non sarà al massimo della velocità, anzi non è per niente paragonabile al C, eppure, vi ripeto, in un'ora abbiamo ottenuto un programma completo. Questo è un prototipo funzionante su cui potrete aggiungere altre strutture, su cui potrete ad esempio, che potrete ad esempio reimplementare. Torniamo alla cartella, vedete, non è comparsa, non c'è. Questo perché viene compilato solo quando viene chiamato come modulo. Quindi tutto questo per dirvi che se voi create un file modulo contenente un modulo contenente tutte le vostre funzioni, oggetti, eccetera, e un piccolissimo script, nello specifico si tratta di questo, quindi lo riproduciamo in cima, e sotto cosa facciamo? Import agenda, agenda.min. Questo piccolissimo script chiamato Bootstrap chiama il nostro file come modulo e lo esegue. Adesso diamo i permessi di esecuzione al file agenda. Ora effettivamente possiamo eseguirlo. Effettivamente. Non era questo. Pulizia di primavera lasciata a metà. Agenda PY. Andasso. Adesso per esempio elenca, effettivamente è stata prodotta la lista, quindi segno che il nostro programma funziona, è stata prodotta una cache compilata, il programma in questo caso è impercettibile ma in generale esegue più velocemente e per chiarezza questo file come vedete non ha l'estensione, quindi potete chiamarlo in questo modo,
senza dover raggiungere il punto PY, che è sgradevole visivamente. Questo, purtroppo, l'Alzheimer mi sta colpendo, mi dimentico la pronuncia delle parole. Bene, ora per concludere, un brevissimo esempio su come Python, dal linguaggio di scripting, possa essere usato per trattare grandi quantità di dati. Per esempio, prendete il Perl, lo dice il suo nome stesso, è un linguaggio usato per l'estrazione e l'elaborazione e la stampa di grandi di significato da grandi quantità di dati. Python non è stato progettato per questo, anche se alcuni lo considerano il successore di Perl, ma in ogni caso può essere usato quando volete scrivere un piccolo script, per esempio Bash, ma la potenza della Bash non è sufficiente per quello che volete fare. Questo esempio, chi di voi non programma con Arch non potrà seguirlo, cioè potrà seguirlo ma non potrà riprodurlo, non è affatto un problema, semplicemente servirà come un ulteriore ripasso di ciò che per adesso non abbiamo trattato. Allora, prima un po' di storia. Arch ha recentemente introdotto la firma, l'autenticazione dei programmi scaricati, dei pacchetti. Tuttavia questa transizione non è stata ancora completata perché esistono ancora alcuni pacchetti non firmati. Questo comporta problemi di sicurezza, quindi noi vogliamo scrivere un piccolo programma che ci analizzi la lista di tutti i pacchetti, trovi i pacchetti non firmati e ci stampi sullo schermo la lista degli sviluppatori che bisogna contattare per la firma di quei pacchetti. Ora, il comando è pacman, la sintassi è completamente irrilevante, trattino SI, eccetera. Come vedete, produce una serie di blocchi separati da una linea vuota contenente il nome del file, qui in basso se è firmato e qui il nome dell'autore, traduzione sbagliata perché in effetti è chi l'ha impacchettato. La nostra idea base è quella di analizzare questa lista, spezzare i blocchi, leggere separatamente il nome dell'autore, se il pacchetto è firmato e se il pacchetto è firmato lasciarlo perdere, altrimenti se non è firmato salvarlo in una lista contenente la lista di tutti i pacchetti non firmati e alla fine stampare quella lista. Abbiamo un problema però, dobbiamo invocare un comando esterno. Ora, in Python esiste la chiamata system, ma noi ce la dimentichiamo. Ora non abbiamo idea cosa facciamo, andiamo sul web e cerchiamo execute subprocess, eseguiamo e scopriamo che effettivamente esiste un modulo chiamato subprocess. Sembra interessante. Nella documentazione compare un check output e dalla descrizione sembra proprio quello che ci serve. Esegue il comando e restituisce l'output di quel comando. Torniamo a noi, quindi import subprocess, salviamo questo file come verifica.py, mi raccomando l'estensione perché per Windows è vitale, file senza l'estensione.py non vengono correttamente riconosciuti come script Python. Torniamo a noi, meglio la nostra chiamata, la chiamata era check output, quindi mettiamo lista completa subprocess nome del pacchetto punto check output, in questo caso si tratta di una funzione, e poi gli argomenti. L'unico argomento che ci interessa args, vediamo che cos'è. Come notate, effettivamente corrisponde a una lista. Perché una lista? Per ragioni che non vi spiego, ma semplicemente per evitare il comportamento che spezza allo spazio, ma non è importante. Quindi, torniamo al nostro file, dobbiamo invocare pacman-si, quindi pacman-si. Ora non la stampo tutta perché sarà una lista lunghissima, stampiamo solo i primi 100 caratteri. Ricordate la sintassi dello slicing? O anche questo. Verifichiamo solo che esegua correttamente quello che abbiamo specificato. Ecco, effettivamente stampa la testa del nostro file, notate le sequenze di escape. Notate anche questa particella B. La particella B
indica che quella è una stringa formata da byte. Ora, la differenza in Python 3 è diventata importante, noi la trattiamo brevemente perché voi sappiate cosa significa, in ogni modo sappiate che nella comune elaborazione di stringhe non rappresenta un problema. Dovete però sapere che esistono due tipi diversi, tra loro molto simili, la stringa e lo stream di byte. Una stringa, per definizione, contiene caratteri leggibili, stampabili. Uno stream di byte può contenere qualunque tipo di caratteri, quindi a rigor di logica, quando voi leggete un file esterno, state leggendo uno stream di byte, perché non è detto, perlomeno voi non potete presupporre, sapere a priori, che quello che state leggendo contiene solo caratteri stampabili. In particolare, quando eseguite un comando da shell, può darsi che ci siano dei comandi invisibili, come torna indietro, colorizzare la linea, eccetera. Scusa, ma quando dici byte, il character encoding della stringa qual è? Nessuno, perché... In questo caso, essendo un terminale ASCII, li riproduce come caratteri ASCII. Ma uno stream di byte di per sé non ha un significato, non ha un equivalente leggibile dall'uomo. In questo caso c'è solamente un caso che sia stato rappresentato così. Una stringa invece ha il suo encoding, e nello specifico l'encoding predefinito è UTF-8. Adesso vediamo. Ora abbiamo questa lista. L'idea di base qual è? È quella di spezzare i singoli blocchi. Abbiamo visto che i singoli blocchi sono separati da una linea bianca. Una linea bianca vuol dire tornare a capo due volte, battere due volte il pulsante return. Quindi questo si traduce, abbiamo detto, nell'elaborazione sequenziale dei blocchi, in lista. Noi però vogliamo una stringa, o meglio vogliamo specificare che questa è una stringa, quindi applichiamo l'operazione decode, ovvero trasforma questa sequenza di byte senza nessun significato apparente in una stringa. Decode, il codec che vogliamo usare è UTF-8, specifichiamolo esplicitamente. Nel 99% dei casi sarà sufficiente e utile usare UTF-8. Nel caso di... Mi raccomando, spegnere i cellulari prima della visione. UTF-8 codifica universale, adatta per qualunque tipo di alfabeto. In casi di codifiche esotiche o di necessità potete consultare la documentazione cercando la funzione decode, come avete visto è molto completa. A questo punto applichiamo un'altra operazione, non sto cercando la documentazione per velocizzare le cose, ma potete farlo benissimo, la split. Ecco, vi anticipo che moltissime operazioni comuni sono già state implementate perché voi risparmiate il vostro tempo. Come vi ho detto, la velocità di sviluppo è molto alta e questo non è dovuto unicamente alla sintassi, è dovuto anche alla presenza di numerose funzioni utili già implementate. Nello specifico, la split prende una stringa, la spezza al carattere specificato, o meglio non al carattere, al blocco specificato, elimina il blocco, e questa è la differenza in un'altra funzione che invece lo include, e vi restituisce una lista formata dai singoli blocchi spezzati. Nello specifico abbiamo detto, noi vogliamo spezzarlo dopo il doppio ritorno a capo, e quindi la scrittura è questa. E fino a qua ci siamo. A questo punto che cosa vogliamo fare? Avremo un elabora blocco. È buona prassi spostare al di fuori dei cicli le funzioni di elaborazione perché sia più chiaro come avviene. Per esempio qua definiamo una def elabora blocco. A questo punto un blocco è formato da linee consecutive, noi ne considereremo solo alcune. Ora blocco è già una stringa, qui non ci dobbiamo più preoccupare della decode. Che cosa facciamo? For linea, singola linea del blocco, in blocco, però dobbiamo spezzarlo. Questa volta non usiamo più la split, o meglio potremmo usare la split così, perfettamente lecito. Usiamo una funzione predefinita chiamata split lines. In questo caso è esattamente equivalente, o meglio, questa potrebbe rappresentare un problema, nel mio caso no, su piattaforme che usano diversi sistemi, codifiche diverse per indicare il ritorno a capo, ad esempio Windows o le vecchie versioni di Mac. Argomenti tecnici di cui non dovrebbe interessare a nessuno. L'effetto Larsen è proprio mio amico stasera. Le singole linee. Ora noi vogliamo considerare, ripetiamo un attimo l'esecuzione, vogliamo considerare unicamente le linee che iniziano con nome
la linea che inizia con autore, adesso non la trovo, e la linea che inizia con firme. Quindi iniziamo a definire tre variabili, anzi due: autore, uguale stringa vuota, e nome del pacchetto. A questo punto che cosa facciamo? Per semplicità lo inseriamo in un grosso blocco, quindi abbiamo finalmente la nostra linea a disposizione. Abbiamo detto se inizia con. Ancora una volta non cerco nella documentazione, ma a intuizione pensate, se una funzione esiste, deve essere qualcosa del genere. Starts with, inizia con. Abbiamo detto nome. Se inizia con nome, che cosa vogliamo fare? Assegnare a nome la linea. Invece, elif, se la linea inizia con autore, assegniamo all'autore la linea. A questo punto, vi ricordate, abbiamo la terza scritta, ovvero linea.starts with firme. Cosa? Grazie. Firme. A questo punto l'operazione è diversa. Quindi, riflettiamo. Se il pacchetto è firmato, lo ignoriamo, perché ci va benissimo. Se non lo è, dobbiamo restituirlo, dobbiamo segnalarlo. Quindi inseriamo qui una return, perché una volta che abbiamo letto, io mi baso sull'assunto che firme segue sia il nome del pacchetto che l'autore. Queste comunque sono tecniche di programmazione, nulla a che fare con Python. Quindi, visto che nome, autore, firme, se abbiamo sicuramente letto il nome dell'autore e il nome del pacchetto, a questo punto il discriminante è il pacchetto è firmato. Quindi if linea, anzi no, if si, vi ricordate la sintassi in, ovvero quella che indica se all'interno di una lista, di una stringa, è contenuto un'altra stringa o un elemento, in linea, quindi se la linea contiene la parola sì e non la parola no, anzi no, se contiene la parola no, cosa facciamo? Se contiene la parola no, restituiamo, sì ma cosa? Dobbiamo restituire due cose. Qual è l'idea che ci viene più spontanea? Restituire un array. Autore, anzi, nome, autore. Ecco, sappiate che esiste un altro tipo simile alla lista, chiamato enupla, in inglese o in alcune traduzioni letterali in italiano, tuple o tupla. Qual è la differenza da una lista? Nell'uso, quindi iterazione, riferimento a indice, nessuno. L'unica differenza è che una enupla, una volta creata, è congelata. Ovvero, torniamo a Python, non potete aggiungere altri elementi o eliminarli a un enupla. L'enupla si definisce usando parentesi tonde, per esempio questa è un'enupla valida. Come vedete potete prendere il primo elemento, ma non potete cambiare il valore di un elemento. Questa operazione non è consentita. Qual è il vantaggio dell'enupla? Il primo vantaggio fondamentale è il risparmio di memoria, perché se voi avete un oggetto congelato non c'è bisogno di tenere in memoria i riferimenti alle funzioni necessarie a modificarlo. Così è, così rimane, basta. Quindi, secondo vantaggio, lo vediamo subito, è un vantaggio sintattico. Perché? Proviamo a ritornare un enupla del genere. Perché questo ci permette effettivamente, grazie a un costrutto Python, di restituire più di un valore. Quindi, se io scrivessi restituito uguale elabora, e quindi ricordate il comportamento predefinito, che è quello di restituire none, valore booleanamente implicitamente falso. In questo caso noi lo sfruttiamo, cioè se arriviamo alla fine e non è stata trovata una linea firme contenente no, torniamo. Quindi if restituito, che cosa facciamo? Innanzitutto
stampiamo restituito. Queste due ultime linee servono unicamente per farvi vedere che cosa sta succedendo. Restituito. Scusa? Restituito. Sì. Facciamo così. Print restituito. E poi adesso rompiamo il ciclo solo per evitare di stampare centinaia di pacchetti. Sembrerebbe che non esistano più. Purtroppo l'esempio ha perso di validità perché purtroppo oggi tutti i pacchetti sono stati firmati. Fail. Beh, terminiamo comunque l'esempio. Dicevo, questa scrittura vi permette di, mediante quello che si chiama spacchettamento o unpacking, di restituire effettivamente più di un valore, rompendo quello che erano dei tabù di linguaggi come C o C++. Innanzitutto vi dico che se non è ambiguo potete omettere le parentesi tonde. Cosa vuol dire ambiguo? Vuol dire per esempio che se state chiamando la funzione elabora, che poniamo in questo istante avere due parametri, blocco per esempio e AB, in questo caso non è ambiguo perché se qua il secondo parametro si chiamasse C, allora in questo caso C sarebbe AB. Se invece omettete le parentesi, come è giusto che sia, in questo caso avete tre parametri, blocco A e B. Altro caso ambiguo, ad esempio, all'interno di una lista. Se scrivete una cosa del genere, 1, 2, prova, A, B. Ovviamente questa è una lista che contiene due interi, una stringa e un'enupla di due elementi. Se invece omettete le parentesi ottenete una semplice lista. Ad ogni modo in questo caso non è ambiguo, quindi possiamo benissimo restituire due valori. Ora, visto il mio incredibile fail, cancelliamo completamente il programma e dedichiamoci solamente all'ultima parte. Due ore fa non era così, purtroppo evolve molto velocemente la situazione. Torniamo a un'ultima semplice funzione, per esempio la funzione quadrato cubo quarta, che dato in input un numero ci restituirà la... Scusate, ma l'improvvisazione non è un granché. La seconda la terza e la quarta potenza. Come vi ho detto, qua potreste benissimo restituire una lista e poi assegnare i singoli elementi, ma un enupla ci garantisce, cioè ci riserva un comportamento privilegiato, secondo cui potete per esempio scrivere quad cubo quarta uguale di 5. Notate questo comportamento, questo si chiama appunto spacchettamento dell'enupla o unpacking. In sostanza, se voi qua inseriste una sola variabile, ad esempio alfa, e poi stampassimo alfa, questo come vedete ci darebbe la nostra enupla. Usiamo però questo comportamento più raffinato stampando questa volta solamente quad. Noi ci aspettiamo, dato che qua c'è 5, che stampi 25. In effetti così è. Notate una cosa sola, dovete alla sinistra della virgola, anche qui vi ripeto non è ambiguo il segno, è omettere il simbolo di tuplo di enupla, dovete inserire tanti elementi quanti sono quelli dell'enupla. In questo caso non è un problema perché vi ho detto l'enupla è congelata, pertanto sapete già a priori quanti elementi contiene, perché l'avete costruita voi evidentemente. Questo per esempio quad, quarta. Questo effettivamente può essere utile per ritornare ad esempio nel caso di una funzione che riceva, scarichi una pagina web, ritornare l'intestazione del corpo, o qualsiasi altro esempio, per esempio il quadrato e il cubo, un codice d'errore e il contenuto o altro ancora. Ultima piccola parentesi sull'enuple, purtroppo non la posso inserire nel codice quindi salterà fuori così. Innanzitutto, beh, è sempre utile ricordarlo, un enuple può essere usato all'interno del protocollo di iterazione
per esempio a print view, per esempio così, questo è codice perfettamente legittimo e funzionante. Ciò che invece è importante ricordare sulle handle, che possono essere usate come chiavi di un dizionario, perché abbiamo detto che sono congelate, immutabili, quindi vanno benissimo. Pertanto, supponete di avere una macchina acquistata e caratterizzata, per esempio, supponete che queste due variabili rappresentino lo stato attuale di due sistemi. Questo è perfettamente lecito e consentito, e in particolare true, true, a rigor di logica dovrebbe stampare tutto funzionante. Eseguiamo, effettivamente è così. Proviamo a eseguirlo senza parentesi. Perfetto, come avete visto, nel caso non siano ambigue si possono mettere. Questo, oltre che in una situazione del genere, vi dà più flessibilità, per esempio, per stampare un array bidimensionale. La maggior parte delle volte viene inteso come viene inteso comunemente un array bidimensionale, ma nel caso le associazioni siano poche, dato che la scrittura comune degli array bidimensionali vi costringe a scambiare x e y per chissà cosa intendo, in questo caso invece, inserendo per esempio un valore di x e un valore di y, un altro valore di x e un altro valore di y, e così via, potete intuitivamente riferirvi alle coordinate in questo modo. Con questa scrittura, che risulta meno pesante di questa. Soprattutto perché, come vi ripeto, soprattutto per chi ha lavorato in grafica, perché questa è la struttura che il modo in cui vengono creati tali array vi obbliga a mantenere, anche in Python, perché è proprio una questione di impaginazione. Questo, ad ogni modo, è perfettamente funzionante. Mi dispiace non aver potuto mettere in pratica l'ultimo esempio, mi hanno battuto sul tempo, sono le 19:08, la lezione finisce qui con qualche minuto d'anticipo, vi ringrazio per l'attenzione.